Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo all'inizio di agosto, le zucchine ormai hanno raggiunto più o meno la loro vita utile, nel senso che tra oidio, come avete visto in altri video, e il calore intenso di queste settimane, abbiamo avuto anche 35 gradi, loro si sono fermate e quindi se le vogliamo portare avanti ancora per qualche settimana, c'è da fare qualche operazione. Allora, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto con l'oidio ho risolto abbastanza con quei tre prodotti. Sono molto contento perché erano messe veramente peggio di come le vedete adesso. Non ho toccato nulla, non le ho pulite perché volevo farlo qui insieme a voi. Le foglie più colpite ovviamente le toglierò, però ho rallentato moltissimo la diffusione del fungo. Guardate qua, sono ancora colpite ovviamente, ma molto meno di come lo erano all'inizio. E nel frattempo sono cresciute alcune foglie nuove su alcune piante. Qualche frutto sta venendo fuori, qualche zucchina, molto bella, non è colpita. Ecco, ad esempio qui vedete, questa è molto colpita, devo toglierla, ma qui c'avevo un'infestazione. Un po' ho risolto, quindi per adesso sono contento, devo fare il terzo trattamento, ma attendevo che si asciugassero perché l'altro ieri ha piovuto. Questa vedete molto brutta, molto colpita, e qui ce n'è una che si è ripresa molto bene. Allora, adesso cosa facciamo? Le operazioni da fare sono sostanzialmente tre. Ho messo intanto un telo ombreggiante, perché non tanto per il mattino, ma nel pomeriggio che picchia di più, loro godono di un po' di ombra e gli fa bene. Adesso gli do una pulita su alcune piante, tolgo le foglie più colpite, dopodiché do loro una dose di stallatico pellettato liquido. Allora, 10 giorni fa, circa tramite fertirrigazione, non so se è uscito già il video, gli ho dato una dose di stallatico pellettato. Adesso gliene do ancora un po', però questa volta lo do direttamente con l'innaffiatoio, mezzo litro a pianta, e vediamo se riusciamo a farle vivere ancora per qualche settimana. Se riuscissi a farle produrre, non tutte, ma una buona parte, almeno fino a settembre, sono contento perché riusciamo ad avere qualche zucchina in più. Tenete conto che gli altri anni, qui in zona da me, metà agosto, fine agosto, si toglieva tutto, era finito tutto. Allora, cominciamo con la pulizia. Prima cosa da fare, voi non la vedete, ma la fiamma c'è che sta quasi finendo. Pulisco, disinfetto le forbici e questo lo farò dopo il taglio di ogni singola pianta. Devo cambiare la cartuccia. Va bene, andiamo avanti. Inizio da questa che è messa male, ma non malissimo. Quindi tolgo semplicemente le foglie più colpite. Se avete un paio di guanti, io adesso non li ho portati, e le maniche lunghe è meglio perché sennò qui si fa male perché ci sono le spine. Mi avvicino solo per farvi vedere il taglio come lo faccio. Se parliamo di questa qui, il taglio lo faccio a filo del tronco. Ecco, questo è sbagliato. Vedete che rimane la parte vuota interna, se ci va l'acqua poi dà problemi. Vado a filo. Perfetto. Adesso non è più vuoto. Questo si cicatrizzerà molto velocemente e la pianta avrà pochissimi effetti collaterali. Ok, andiamo avanti. Ora non la voglio spogliare del tutto, però quelle più malate le tolgo. E poi vanno allontanate dall'orto. O le si bruciano o si mettono nel compost. Io comunque le tolgo. Tolgo anche quelle zucchine abortite, come questa qua. Quelle le possiamo dare alle galline, se le mangiano. Queste sono le foglie più vecchie. La pianta, vedete, ha fatto seccare. Semplicemente le tolgo. Tendenzialmente i rami che sono attaccati all'inizio della pianta sono quelle più vecchie, ovviamente sono quelle che tolgo. Ora non bisogna spogliare molto la pianta perché le foglie gli servono sia per la fotosintesi clorofilliana che per dare protezione ai frutti. Io qui mi sono salvato perché, come vi dicevo, ho messo un po' questo ombreggiante, quindi bisogna cercare di fare le cose un po' in equilibrio, ecco. Queste sono le infestanti che devo togliere. Quindi diciamo che purtroppo l'ho abbandonate un po' per motivi miei personali queste zucchine,
nelle ultime 2 settimane sono stato poco bene e quindi hanno preso un po' il sopravvento le cose che non dovevano prenderlo. La pianta è molto bella, sta ricacciando, adesso la riavvolgo un attimino, le do una forma di massima. Ora l'altra operazione da fare è quella di dargli un po' di concime. Come vi dicevo, se avete guanti è meglio, eh. Io so poi per le prossime piante le andrò a prendere, non li ho portati con me. Questa è brutta. Ecco qua. Boh, non toccherei oltre. Stallatico pellettato, una puzza che non si capisce, soprattutto dopo aver fatto colazione. Mi tocca sano, però immagino che dopo pranzo sia peggio. Allora, do circa mezzo litro. Questa operazione la faccio ogni 10 giorni circa, 10-15 giorni insomma. Ok, poi vi lascio qui in descrizione il link per farvi da soli lo stallatico pellettato liquido. È un buon concime, è effetto rapido, a differenza dello stallatico pellettato puro, che invece è a lenta cessione, e in questo momento a noi non serve lenta cessione, ci serve un boost subito, una botta, e va bene questo. Facciamone un'altra, questa è un'altra qualità, queste dovrebbero essere le genovesi, anche queste quest'anno mi hanno dato molta soddisfazione. Abbiamo disinfettato le forbici. Abbiamo finito cartuccia, è il bello della diretta. O in emergenza pure la fiamma di un accendino va bene, eh? Perfetto. Questa era molto colpita dall'oidio e devo essere sincero, l'ho salvata, tant'è che guardate che bei frutti. Guardate che belli. La parte più colpita, come vi dicevo, la parte più colpita, più vecchia, è quella vicino al tronco. Eccola qui. Quella vicino all'inizio del tronco. Andiamo a pulita. Se non avete un paio di forbici adatte, neanche queste sono il massimo, vi potete aiutare con un coltellino. Sposto l'inquadratura che viene meglio. Anche questa cerca di darmi una direzione, senza sforzare troppo perché è molto delicata. Questa, volendo, come volevo fare all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione, si potrebbe mettere in verticale. Non l'ho fatto all'epoca, però volendo si può cominciare a mettere in verticale, però pazienza, ormai è andata così e la lascio così. Ok, metto un po' di concime. Perfetto. E vado avanti così. Nel frattempo raccolgo le zucchine, quelle belle. Guardate che bella questa qui. Questa è della lunghezza giusta. Per dare vigore alla pianta faccio che raccoglierle. Togliere anche i rametti che erano andati. E di là ce n'è un'altra che adesso raccoglierò. Quindi insomma vi riassumo brevemente cos'è che ho fatto. Ho messo un telo ombreggiante. Questa mi serve per il pomeriggio, non per il mattino, dove il pomeriggio picchia di più. Ho dato una pulita facendo attenzione a lasciare, vedete, la parte liscia. Ecco qui, questo è appena il taglio fresco. Questo poi si cicatrizzerà e diventerà così duro. E non lasciare, questo è un errore, questo adesso lo correggo.
cicatrizzerà. Quindi vi dicevo, ho dato una pulita, sotto farò bene l'operazione con quelle rotte, spezzate, e ho dato del concime stallatico pellettato, un chilo su 10 litri di acqua. Questo l'ho fatto macerare ben più di 3 giorni, e mezzo litro a piantina. Questa operazione la ripeto ogni 10 giorni. In questo modo le piante dovrebbero, Oidio permettendo, continuare a produrre per tutto il mese. Parlo di agosto, anche un po' di settembre, poi dipende il clima, dove siete messi. Per quanto concerne invece l'Oidio, mi sto trovando bene con quei 3 prodotti di BioKey e continuerò a usarli. Almeno sull'Oidio vedo che sono molto molto efficaci. Per quanto riguarda la peronospora dei pomodori invece, ecco qui, ho un po' arrestato la diffusione di questo fungo. Queste erano già state colpite all'inizio, prima di che iniziasse il trattamento, e devo ripetere il trattamento perché l'altro giorno ha piovuto forte, quindi è da ripetere, devo fare il terzo trattamento, ma vedo che i risultati sono discreti anche lì, quindi adesso terrò sotto controllo la situazione e poi farò un video anche su quello di chiusura dei 3 prodotti BioKey. Per mettere la rete ombreggiante non ho fatto nient'altro che utilizzare le canne già di sostegno delle zucchine, ancorarmi alle canne dei pomodori, e semplicemente questa è una rete 2 metri per 10, qui ho usato 5 metri circa, 6 metri, l'ho fissata con i laccetti verdi, devo ancora tirarla un po' meglio perché si è assestata, però la sua funzione è questa, io ho il sole che mi arriva da questa parte qui, soprattutto il pomeriggio, il mattino riesco ancora a dargli un po' di sole, il pomeriggio riesco a ripararla invece in questo modo. È una struttura molto semplice. Già un paio di anni fa l'avevo provata onestamente, poi l'anno scorso non l'ho più riutilizzata, ma l'anno scorso l'orto non è stato un granché, per attacco di cimici, oidio, peronospora, ho avuto di tutto di più. Quest'anno vedo che le cose vanno un po' meglio e allora ho voluto riprovare questa struttura. Vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete altri sistemi voi per allungare la vita delle zucchine, me le volete scrivere qui nelle note, ve ne sono grato. Quest'anno zucchine ne abbiamo avute veramente tantissime, le abbiamo fatte in tutte le salse, però è un peccato se le piante possono produrre ancora un po', perché farle morire. Spero che vi sia stato utile questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo giovedì prossimo.